Applico un primer per minimizzare i pori sulle gote, sul naso, fronte e mento. Faccio un mix di due fondotinta coprenti e allunga tenuta, estendo il tutto con un pennello a setole fitte. Da una palettina di fondotinta prendo due colori chiari e li applico su zigomi e su tutto il centro del viso. Con un marrone freddo, sempre in crema, vado a dare le ombre sotto lo zigomo, sul contorno della fronte e ai lati del naso e anche sotto la mandibola. Applico un blush in crema seguendo sempre l'osso zigomatico. Con la Beauty Blender bagnata inizio a sfumare tamponando. Cambio lato quando cambio colore. Applico un correttore più fluido sul contorno occhi ed applico lo stesso fondotinta chiaro usato per le luci sotto lo zigomo. E questo è il risultato ottenuto solo con le creme. A questo punto bisogna fissare il tutto ed io lo faccio con una cipria calda tendente al giallo. Ricalco le stesse sfumature con prodotti in polvere. Per le ombre faccio un mix di marrone caldo ed uno freddo. Con il pennellone usato prima per la cipria sfumo bene il tutto ed è un po' quello che ho fatto con la Beauty Blender. Nella parte centrale del viso applico un illuminante opaco. Ricalco anche il blush e lo sfumo per bene. Sugli zigomi alti invece applico un illuminante madreperlato. È tutto, spero che questo video vi sia stato d'aiuto, fatemi sapere che cosa ne pensate con un commentino, un mi piace, non mi piace e ci vediamo al prossimo video. Un bacio e alla prossima!